Benvenuti ragazzi in questo terzo video di The Walking Dead, sempre in compagnia di Lep e Dwayne. Adesso ciancio le bananti e ricominciamo. L'ultimo video si era interrotto e abbiamo chiesto se questa aveva bisogno di una mano. Adesso ho risposto di sì. Dovremo tagliando alcune asce. Eravamo già ucciso, non abbiamo risposto. Certe volte ci ha risposto che certe volte le situazioni di uccidere o essere ucciso. And Sean, thanks again for the ride. Sean, grazie ancora per la strada. You might want some help in the barn. You get out of Atlanta. I got a ride and then I was in a wreck. I walked into New York. This farm's a nice plot of land. Ho chiesto cosa ne pensavi di questo luogo. Genitori, moglie o fidanzate, sono a Marco, un'altra città che noi ci andremo sempre in questo episodio qua e vedrete però cosa succederà al fratello di lui. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're going to have to depend on the honesty of strangers if you're going to make it. And if those same people get to questioning yours, you're going to be in trouble. Allora le proprie reazioni potrebbe scendere al coefficiente. Abbiamo ucciso a pugni, Cazzo, siamo delle idee di guerra. Figare se ci fa una sega noi. Guardate cosa succede. Stavamo andando ad aiutarlo. Sento steccato e tutto morso. Oh.
questo allora ce ne sono, eh? Papam! Abbiamo lottato in questa cosa due punti, figlio. Sono degli dei di guerra. Grammatica inglese un false friend, sarebbe un falso amico, perché ti vorrebbe essere quella parola scritta come sembra tipo compass, che vuol dire bussola. Come è scritta molta gente penserebbe il compasso, in realtà è la bussola. Questi non sono dei false friends. Stiamo avviando verso la fine del primo capitolo. Drag non vuol dire droga, né, Jenny? Drag vuol dire spezie. Hey there! You friendly? Truck's run out of gas. Fuck! Zombie. Friendly? Yes, yes. Of course, zombie day now. Di questa ragazza qua. Ah, quello lì comunque, quello che fa parte anche della serie TV. Doing anything.
here, and none of this will fucking matter. Oh, questo qua c'ha 80 cazzi, tre quarti di minchia, rompi coglioni. He's bitten! That's how you turn! He's not bitten! Please stop this! It's upsetting him! Oh, I'm upsetting him! Upsetting is getting eaten alive! Dad, I'm kidding. It's a big deal. What if this was your daughter? Never would have happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. Lee! Yeah? There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. È stato. L'abbiamo letto. E lì, cioè noi abbiamo saputo di saletto che secondo l'ha ucciso qualcuno e fa no, è semplicemente bloccato. Sì. Find the body. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. Then we deal with it then. But right now we're just freaking everybody out. And get ready to deal with it because that boy is bitten. Loyalty, non so se vuol dire. Uomo con Kenny si ricorderà la tua loyalty. No, you don't touch that boy. You don't touch anybody. I've got a little girl I'm trying to protect too. You wanna get violent, old fuck? Well, come on. You better have a plan to kill me though, because it's me before anyone else in here. Si è fottuto il bersaglio. You okay? Quella lì è ricordata. Allora, anche per questo terzo video è tutto. Da Leppard Whale. Ciao, belli!